Ciao Enrico, sfida impossibile, vai a Praga e assaggia la pizza ananas e ketchup. Lo farai? Secondo te io pizzaiolo napoletano vado a Praga e assaggio la pizza ananas e ketchup? Già, ma non mi fa ridere. Ma è certo che lo faccio. Buongiorno, ma buongiorno vero, però sono che qua stamattina, direzione Praga. Poi ne vedremo delle belle, delle buone, non lo so. Andiamoci. Ah, Praga, detta la città delle 100 torri, la città d'oro, la madre delle città, ma soprattutto la città della pizza, ananas e ketchup. Excuse me, what's your name? Serdenek, Sarda Sapipa. Madonna, brutta Sarda Sapipa! Cottura lenta, docile, mai aggressiva. Sto pensando che oggi mangiare sta pizza. Oggi abbiamo pochi coraggi. Ananas e ketchup, ananas e ketchup, ananas e ketchup, ananas e ketchup, ananas e ketchup. La pizza con l'ananas, ma voglio mangiare un gatanato. Gatanato, non voglio, per piacere, gatanato, ma voglio mangiare. Non ma voglio mangiare! Finalmente siamo arrivati nella pizzeria dove mangeremo la pizza con ketchup e l'ananas. Voglio, non so se sarà buona, non so se sarà bella, dopo vi diremo. Eccola là, andiamo. Allora, a me... Hawaii, pizza Hawaii, ketchup e ananas, mi raccomando, cottura lenta, docile e mai aggressiva. Grazie. Ragazzi, prima di giudicare il gusto e il sapore, analisi tecnica. Allora, disco di pasta, anche questo molto sottile, ma a differenza di altri tipi di pizza senza fare più nomi, qui c'è il lievito, ok? Pizza del diametro sarà almeno una 34-35, quindi vedete che straborda dal piatto, stesa anche questa con un mattarello, base margherita con l'aggiunta di ananas, prosciutto cotto e ketchup. Ora mi faccio forza e coraggio e vi dico com'è la differenza, anche che si nota subito con la pizza napoletana, è che questa fetta di pizza, guardate, rimane dritta, invece la napoletana ovviamente si affloscia perché ha questa caratteristica, questa invece rimane dritta. E ora forza e coraggio, forza e coraggio. Allora, dalla prima fetta già vi posso già dare qualche indizio. Si tratta di un'ananas sciroppata, quindi non è neanche un'ananas fresca. Proprio perché è un'ananas sciroppata, quindi si esalta molto il sapore proprio dell'ananas sulla pizza. Il ketchup va un po' a colmare quella dolcezza. In prevalenza io comunque sento sempre il sapore dell'ananas su questa pizza, un po' meno gli altri sapori. Allora ragazzi, sono riuscito a mangiarne metà più o meno e devo dire, secondo me l'errore principale di questa pizza o di tutta questa pizza sta nel fatto che si usa un ananas sciroppato, perché secondo me se si usasse un ananas fresco cambierebbe totalmente il sapore. Aggiungo ovviamente che non è una pizza che può piacere assolutamente a noi mediterranei, ma secondo me neanche agli italiani in genere, però diciamo che nell'ultimo periodo in cui si sta parlando tanto di topping particolari, se ci si fa uno studio specifico sull'ananas in qualche consistenza diversa magari si può creare qualcosa, però proprio in questo modo assolutamente no. Ho accettato la sfida, l'ho vinta, però non ho mangiato tutta la pizza. Allora, secondo voi la pizza a Praga con l'ananas quanto costerà?
Allora, la pizza Prana con l'ananas costa 15 euro, che non è poco, ma ovviamente, chi si ca? Come pavano i tassi? E se una cercata, aiuta a San Gennaro. E che a San Gennaro non usano, vai giù, state per buco. A essere bello è bello, non si discute, ma prima di spiegare com'è possibile che ha fatto da Napoli con 40 gradi, sono venuto il camaciotto a cattare un ciubino e mi ha scattato un ombrello, non è possibile, vai giù, viva Napoli, viva il sud, viva l'Italia!